Tra l'aggiudicazione dei lavori e la realizzazione definitiva si dovrebbe arrivare a luglio 2023. Stiamo parlando dell'ex rettorato in Viale Crucioli a Teramo, dove sono partiti i lavori di demolizione del complesso immobiliare per realizzare la nuova residenza universitaria destinata ad ospitare 210 posti letto. Un risultato importantissimo per il capoluogo abruzzino e per la vita degli studenti che studiano in città. Un'opera per la quale l'Università degli Studi di Teramo per prima si è impegnata strenuamente sin dal 2013 e sulla quale ha già investito 9 milioni di euro, il valore della vecchia sede concessa in comodato d'uso all'AZU, come spiega il magnifico rettore Dino Mastrocola. Tutto questo è un'idea, un grande impegno dell'Università di Teramo che porterà veramente alla realizzazione di una grandissima opera. Un'opera che io ho definito avveniristica, che ovviamente inizia già dal 2013 con l'impegno del rettore D'Amico, che non finirò mai di ringraziare, quindi con la razionalizzazione delle sedi, e ricordo che questa sede poi con i vari terremoti è diventata anche non agibile. Abbiamo deciso di presentare questo progetto al MIUR, che è un progetto, ricordo, di cofinanziamento, quindi è molto importante il valore intrinseco di questo stabile, di questo stabile complesso edilizio, che è stato valutato circa 9 milioni insieme con un'altra operazione che ritengo molto importante, insomma di alta politica, perché gli allora parlamentari sono riusciti a recuperare circa 3 milioni dai fondi del cratere. Questo ha portato alla possibilità di cofinanziare l'opera, ripeto, per circa il 50%, poi il MIUR, visto che l'Università di Teramo è una delle poche che non ha ancora la casa dello studente, ha finanziato il restante. Quindi questo ci consente all'Università di Teramo, ma direi all'intera città, all'intera provincia, all'intera regione, di avere una struttura, dicevo prima, avveniristica, quindi pensata proprio come bioedilizia, quindi delle soluzioni molto innovative, estremamente inclusive, quindi anche per quanto riguarda i ragazzi che possono avere disagi diversi, quindi non ci sono soluzioni per ragazzi portatori di handicap, ma tutti sono uguali, quindi questo è un aspetto che mi piace moltissimo. Attualmente Teramo è tra le rarissime città universitarie a non disporre di una casa dello studente. Ancora per poco però, il cantiere è aperto e i lavori speriamo procedano speditamente.